Il punto di oggi è dedicato al... Per realizzare questi fiocchetti, queste farfalle, come le volete chiamare, dobbiamo avere un multiplo di 10. Una volta avviate il vostro multiplo, andremo a fare in questo modo. Andiamo a lavorare 5 maglie dritte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Io devo alternare, quindi qua verrà il nostro fiocchetto e qua il dritto. Passo il filo sul davanti del lavoro e vado a passare sul filo di destra 5 maglie senza lavorarle, quindi 3, 4, 5. Ripasso il filo dietro del lavoro e vado a lavorare 5 maglie dritte, 1, 2, 3. 4 e 5. Ripetiamo la stessa cosa, quindi il filo sul davanti del lavoro e andiamo a passare 5 maglie dritte senza lavorarle. 1, 2, 3, 4, 5. Riportiamo il filo sul dietro del lavoro e andiamo a lavorare 5 maglie dritte. 1, 2, 3, 4 e 5. Rifacciamo di nuovo, quindi rimettiamo il filo davanti. E passiamo le 5 maglie senza lavorarle e 5, ripassiamo il filo dietro e abbiamo finito la nostra. Io finisco di lavorare queste due maglie perché sono i miei vivagni, va? Giro il mio lavoro sul rovescio del lavoro e vado a lavorare il ferro rovescio come si trovano, quindi le maglie tutte rovescio. Qui non cambia niente. Giriamo il nostro lavoro e andiamo a ripetere il nostro ferro. La lavorazione si realizza in questo modo, quindi vado a lavorare le mie prime maglie, quindi in questo modo. Vado a lavorare 5 maglie dritte, 1, 2, 3, 4, 5. Faccio la ripetizione che abbiamo fatto qua, quindi passo il filo davanti e vado a passare 5 maglie dritte senza lavorarle. Ripasso il filo dietro del lavoro e vado a lavorare 5 maglie dritte. Come abbiamo fatto nel primo ferro, facciamo anche ora. Passiamo il filo davanti e passiamo le 5 maglie senza lavorarle. Ripassiamo il filo dietro e lavoriamo 5 maglie dritte. Facciamo di nuovo 5 maglie passate senza essere lavorate. 1, 2, 3, 4, 5. Ripassiamo il filo e lavoro il mio vivagno. Giro il mio lavoro e lavoro le maglie del rovescio tutte quante come si trovano. Quindi tutte quante al rovescio. Una volta fatto il ferro dal rovescio, andiamo sul dritto e rifacciamo la stessa cosa che abbiamo fatto fino adesso. Quindi 5 maglie dritte, 1, 2, 3, 4 e 5. Passo il filo sul davanti del lavoro e vado a passare le maglie senza lavorarle. 1, 2, 3, 4 e 5. Rimetto il filo sul dietro del lavoro e vado a lavorare 5 maglie dritte. 1, 2, 3. 4 e 5, rimetto il filo sul davanti e vado a passare le ma 5 maglie senza lavorarle. Ripasso il filo dietro e vado a lavorare 5 maglie dritte, 1, 2, 3, 4 e 5, ripasso il filo davanti e vado a passare le 5 maglie senza lavorarle. Concludo il mio lavoro con le maglie a vivagno.
Poi la scelta del vivagno tocca a voi. Giro il mio lavoro, siamo sul rovescio, vado a lavorare tutte le maglie per come si trovano, quindi tutte quante al rovescio. Siamo ritornati sul dritto del lavoro e questa è la parte più che mi piace di più di questo punto. Quindi andiamo a lavorare le 5 maglie dritte, 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo a lavorare 2 maglie del, quindi sono 5 più 2, 7, 2. Alla terza maglia, quella centrale delle 5 maglie passate, andiamo a prendere, a sollevare tutte queste barrette, tutte e tre, le mettiamo sul ferro, vedete? In questo modo. Andiamo ad entrare con il ferro di destra nella terza maglia, entriamo, facciamo una maglia, le ripassiamo sotto a queste tre, tre fili, scarichiamo la maglia e ci rimane, tiriamo leggermente e vi viene così. Quindi ripetiamo, 7 maglie dritte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ripetiamo 2 maglie in più, 1 e 2. Alla terza maglia noi ci fermiamo perché è la parte centrale delle 5, solleviamo tutte queste tre barrette sul ferro, ok? Entriamo nella terza maglia con il ferro di destra, facciamo una maglia, questa maglia non la scarichiamo per il momento, ma rientriamo nelle tre barrette sotto, andiamo a sollevare e togliamo la maglia dal ferro di sinistra, tiriamo leggermente la maglia e proseguiamo a lavorare 9 maglie dritte. Per arrivare al punto successivo, quindi alla parte in questo modo. Poi risolleviamo le barrette sul ferro di destra, andiamo, rientriamo nella terza, facciamo una maglia dritta, rientriamo sotto queste tre barrette, scarichiamo il filo, la maglia del ferro di sinistra e andiamo a lavorare le due maglie che ci rimangono. Io ho anche il vivagno, quindi lavoro anche quello là a dritto. E vi viene già il motivo. Lavoriamo, giriamo il lavoro e lavoriamo tutte le maglie del rovescio, tutte quante al rovescio, senza nessuna complicazione. Tutte quante al rovescio per come si ritrovano, ok? Ecco qui, il nostro punto si vede in questo modo. Alternando è veramente molto carino, molto probabilmente lo useremo su qualche nostro progetto del mercoledì. E spero che vi possa piacere e stuzzicare la vostra fantasia. Noi ci rivediamo mercoledì per il nostro progetto. Un abbraccio a tutte. Ciao!